Bologna. Nel nuovo campo dei Giardini Margherita si disputa, organizzato dal presidente Sandro Aristeo, un torneo di polo, il primo a cui assista la città della Garisenda e del Nettuno. Scendono al galoppo le due squadre, inseguendo coi cavalli e le mazze la piccola palla di bambù. Le regole somigliano molto a quelle del gioco del calcio. Basso recinto sostituisce le linee bianche del football, delimita le aree. La porta non attraversa, non ha limiti verso il cielo. Il generale D'Antoni, prefetto di Bologna, premia la squadra militare italiana che, condotta dal colonnello Guzzinati, ha vinto il torneo. Forlì, circuito Arcangeli, partono le 750. Pesci, numero 2, si permette il doppio lusso di essere il favorito e di vincere. Netto successo e ammiratori in solluchero. Con le 1100, finale a sorpresa. Comirato, attardato in partenza, poco prima del traguardo, sorpassa Nisotti e vince. Nuvolari, 1500, ha fatto il vuoto intorno a sé. Disegna la sua corsa sul disegno delle curve con la maestria di un ricalco perfetto. 1500 Sport, appassionante duello tra il vincitore Monsters e Grolla. Sempre l'uno alle calcagna dell'altro. Dietro la gloria delle sue giornate, il Torino ha Novo, l'eminenza grigia del successo. Menti annoda le fila delle più fantastiche azioni, ma si incanta di fronte al nodo della cravatta e chiede soccorsi coniugali. Dottore, non faccia il pignolo. Gabetto provoca tifi, ma lui è sano come un pesce. Ferraris tiene sotto chiave la propria eterna giovinezza. Castigliano e Grezar spumeggia come birra la gioia della vittoria. Un giocoliere si è ficcato tra le file del Torino. È Maroso, giocatore e jongleur. Chi aspetterà questa impaziente fanciulla? Difficile decidere. Gli inseparabili tre studenti, Rigamonti, Martelli e Bacigalupo. Si separano solo quando il trio diventa una coppia che lascia un'altra coppia di delusi. Gli indiscreti dicono che Loic voglia vincere anche il Giro di Francia. Modena, 28esima vittoria del Torino. Ballarin ce l'ha con il regolamento che vieta di giocare a torso nudo. 4 gol saranno il bilancio della giornata di chiusura. Totale della stagione, 104 gol. Primato assoluto. Ecco l'11 super vittorioso nell'ordine di schieramento sistemista. Piani. Ballarin, Rigamonti, Rosetta, Grezar, Castigliano, Ossola, Loic, Pieghi, Mazzola, Ferraris. E ora vi presentiamo l'ultimo acquisto. Alto meno di 2 metri, non pesa 100 kg, possiede un certo senso del gol. Si chiama Sandrino. Sandrino Mazzola. Premio d'ingaggio, una caramella.